la prima cosa che facciamo è un tentativo di metterci in contatto con Marco Cuneo, il capitano del Porto Cruello, che tutti noi vogliamo rivolgergli un saluto e anche un augurio, non solo per il Natale prossimo, ma anche per i futuri obiettivi che senz'altro il Porto Cruello vorrà, potrà e speriamo che raggiunga. Marco? Sì, ciao Marco, sono Pancrazio Conflitti, ti chiamo come tu sai, ti chiamo da Campoli Appennino, Frosinone, perché siamo qui tutti già in riunione per celebrare la festa, fare una festa per quanto riguarda l'apertura di questo nuovo club, fan club di cui tu sei a conoscenza, no? Ecco, caro Marco, senti, come va? Tutto bene a Porto Gruaro? Già, lo so. Ecco, Marco, io qua ci sono tanti amici che vorrebbero farti personalmente, ma io credo che non sia possibile perché ne sono diversi, vorrebbero farti degli auguri. Ecco, io però allora mi rivolgo solo a due di loro. Prima c'è l'attaccante del Campoli Appennino, che si chiama Fabio, e poi il nostro Peppe, che è il presidente, poi mi ripassano che ti saluto anch'io. Allora ti passo Fabio, solo per gli auguri Marco, gli auguri in velocità. Pronto Marco, buonasera. Buonasera, come va? Tutto bene? Sì? Ah ok, niente, volevo farti in bocca al lupo per tutta la stagione calcistica, sperando di raggiungere traguardi importanti comunque sia. Va benissimo, passa il presidente. Arrivederci, ciao. Ciao Marco, buonasera, sono Giuseppe, il presidente del Club Calcio Porto Gruaro. Senti, qua ti vogliono tutti bene, anche se non ti conoscono, e vorrebbero che il prossimo anno vieni a fare una passeggiata qua a Campoli, anzi a fare l'allenatore del Campoli. Gli amici vogliono manifestarti veramente la loro simpatia, il loro affetto, e adesso lo senti tu. Adesso Serie B! Serie B! Serie B! Serie B! Per la tua abilità, per la tua gentilezza, ci vedremo appena torno su. E ti faccio anch'io tanti auguri, ma noi ci vedremo presto, ma ti faccio tanti in bocca al lupo per domani, naturalmente. Vediamo il gol domani, Marco! Ecco, passiamo invece al motivo, alla ragione per cui siamo qui oggi riuniti. Siamo qui perché, come potete leggere, ecco qui è scritto Porto Gruaro Calcio, Club di Campoli Appennino. Ecco, noi oggi stiamo formalizzando la nascita, l'esistenza di questo club, con il proprio presidente che già ho sentito in giro, così tutti quanti all'unanimità hanno espresso il loro parere positivo a che lui sia presidente di questo club. Ecco, presidente Conflitti, ecco. Perché, adesso qualcuno giustamente dirà, ma perché questo club a Campoli? C'è un motivo alla base in realtà, c'è, bisogna dirlo, io lo devo riconoscere, c'è la passione che ha Pepone per lo sport, in generale, ma in particolare proprio per il gioco calcio, tant'è che da qualche anno a sta parte ogni volta che c'erano le partite mi chiamava telefonicamente: che ha fatto il Porto Gruaro, come va, come non va, un interessamento veramente eccezionale alle sorti del Porto Gruaro. E quindi che cosa è successo? Che pian pianino questo interessamento, questa simpatia, questo simpatizzare per il Porto Gruaro eccetera, che cosa viene fuori? Viene fuori l'idea, proprio da lui, ma perché non potremmo costituire un club? È stato il primo fan club in Italia, quindi extra regionale. E quindi io ho condiviso subito la sua idea, l'ho condivisa, l'ho sostenuta e devo anche aggiungere per la verità che anche il mio amico Piero Rambuschi di Porto Gruaro ha partecipato, ha dato la sua disponibilità a che tutto questo potesse essere realizzato, come oggi la chiacchierata telefonica con Marco, che anche lui ho detto per cortesia cerchiamo di coinvolgere Marco almeno per i saluti eccetera. E
E quindi tutto questo si è avverato. Adesso poi il presidente vi dirà meglio qualche cosa di qualche particolare, qualche dettaglio che lui senz'altro vi dirà. Io non vado oltre, però vi posso solo dire una cosa, ecco, e ho portato qua il giornale. Questa iniziativa, che è la prima in Italia come fan club extra regionale, è il primo fan club. Ci sono degli amici lì a Porto Gruaro, siciliano, uno è siciliano, un ex appartenente alle forze armate, e un altro non mi ricordo se è pugliese, eccetera, hanno cominciato a dire che anche loro hanno questa volontà di creare dei club nelle loro rispettive regioni. E dico, a noi fa estremamente piacere, sappiate però che noi siamo il numero uno, voi sarete due, tre, ecco qui. E tutta questa storia, per cui poi mi hanno anche fatto delle piccole, brevi interviste allo stadio, e ha avuto un ampio risalto a livello mediatico, diciamo dei mass media. Adesso non sto citando tutto, la televisione, eccetera, eccetera, ma mi limito soltanto a leggere, questo è il Gazzettino del Veneto, vedete cosa c'è scritto, che io vi leggo in velocità, è poco, Porto Gruaro, il cuore granata, quindi della squadra, batte anche nel Lazio, con più precisione a Campoli, in provincia di Frosinone. È lì che Giuseppe Conflitti, al quale la passione per il Porto Gruaro è stata trasmessa dallo zio Pancrazio, più o meno, via, originario del luogo, lo zio Pancrazio, ma che da 35 anni risiede proprio in riva all'Emene, cioè il nostro fiume, il fiume di Porto Gruaro, che attraversa Porto Gruaro. Nel breve periodo di qualche settimana questo club ha raggiunto la quota di 50 associati. Se cresce il tifo, questo è un po' di ironia anche di chi ha scritto, del giornalista che è un amico, se cresce il tifo lontano da Porto Gruaro, anche i tifosi locali non stanno a guardare. Questo significa adesso che sarà da stimolo anche per qualche portogruarese che era un po' freddo, che non intendeva quindi partecipare o seguire la squadra. Ci sia altro, passerei la parola, il saluto che ci vuole rivolgere, quello che vorrà dire il nostro Fabio, che è l'attaccante. Buonasera. Volevo ringraziare mio zio per tutto il preambolo che ha fatto, e per tutta la preparazione della giornata, diciamo. E appunto, in qualità di giocatore, vorrei ringraziare innanzitutto tutti i presenti. E poi ci tenevo a fare i miei più sinceri auguri a tutta la squadra del Porto Gruaro, allo staff tecnico e a tutta la dirigenza, che in questi anni veramente ha fatto un ottimo lavoro. Speriamo di raggiungere traguardi importanti nei prossimi anni. Bravo. Visto che avrei anche un po' il compito di moderatore, quindi io, se siete d'accordo, passerei la parola al presidente. Carissimi, oggi per noi è una bellissima giornata, perché siamo formale avvio al nostro fans club Porto Gruaro Calcio. Anzi, vi dico con sincerità che io sono anche un po' emozionata. Tutti sapete che a me piace lo sport ed in particolare il calcio. Tifo tanto per il nostro campo, ma questo non vuol dire che io non possa simpatizzare per altre squadre che riescono a coinvolgere per la bellezza del loro gioco, per il loro impegno e serietà. Il Porto Gruaro Calcio evidenzia proprio queste belle caratteristiche, per cui merita il nostro applauso, la nostra vera simpatia e, perché no, anche il nostro affetto. In merito non posso non riconfermare, come peraltro a vostra conoscenza, il ruolo che hanno svolto zio Pancrazio e l'amico Piero Rambuschi nella conoscenza dello stesso Porto Gruaro Calcio. Oggi pertanto siamo qui riuniti, abbiamo raggiunto ben 50 adesioni, anche se alcuni amici non sono presenti per impegni, esigenze e mandamentamente inderogabili, per festeggiare la nascita di questo nostro fans club e per formulare alla squadra, al suo capitano Marco Cunico e ai dirigenti e a tutto lo staff i migliori auguri di buon Natale e un buon 2013 per un raggiungimento di bellissimi risultati
che grazie al loro impegno e per professionalità senz'altro merita. Presidente eletto Conflitti Giuseppe. Porto Ruaro! Porto Ruaro!